Vedete, quello è Poppy Playtime, ma è un mio amico che oggi ci darà fastidio sul nostro vanilla, che in realtà noi non abbiamo nessun oggetto a parte molto legno, che l'ho preso. E ovviamente l'ho rubato tutto quanto dalla casa di Brit. No, non sto scherzando, lui è anche povero. E ciao, allora, tu mi raccomando, se ti comporterai male, io ti strapperò tutte le carni presenti su quelle ossa. Sto scherzando comunque. Niente, diamo il via alle danze. Iniziamo con Poppy Playtime che ci vuole fare il sedere a strisce. Bene, iniziamo. Allora, non serve il legno, stupido amico mio. Devi prendere direttamente... Ecco, già inizia a romperci il capo. Vabbè. Tieni, ho un sacco di legno. Io mi posso trasformare in legno. Ok, adesso mi faccio anche una crafting table. Effettivamente noi dobbiamo fare proprio come se fossimo in una vanilla. Quindi magari andare in caverna adesso, trovarne una magari. E anche perché qua mi sa che Nick, un altro nostro amico nella vanilla, ha già razziato tutto quanto. Quindi effettivamente sarà un po' complicato trovare una caverna più del solito. Ma non importa, noi ci proveremo. L'importante è questo. E tu ovviamente, Brid, se ne vedi una, anche perché sennò qua va a finire male il video, mi raccomando, fatmela vedere in un qualche modo. Urla in giapponese, che è una lingua molto bella, a me piace, io voglio impararla. Ti muovi oppure ti devo bastonare? Anzi, adesso prendo un bastone. E scusa, devi seguire tu. E guarda che tu, guarda che non c'è più la skin. Che caspita è successo? Rifai il comando. Allora, andiamo. Viene, venite. Allora, Brid, sei pronto a farmi a prendere la pietra? Prendi la pietra perché così possiamo prendere... Oh mio Dio, che spavento, che schifo! Ah! Ah! Vai via, assassino! Ah! Ok, abbiamo finito. Mannaggia le scurregge. Raga, ho stra paura perché questo Poppy Playtime, cioè, mi fa inquietudine anche perché l'abbiamo incontrato Poppy Playtime su Minecraft. Però questo è il falso, questo è un po' quello tarocco, questo è un po' quello che nessuno vorrebbe mai vedere. Guardatelo là, sembra una rana, tipo. Vabbè, non ci siamo. Raga, si sta nascondendo dietro l'erba. Vabbè, dammi tutta la pietra tu. Veloce, perché io non sono mica la tua sguattera. Oh. Casomai, no, no, non dico perché chiaramente poi dopo è un po' imbarazzante come situazione. Non voglio che succeda questa situazione molto imbarazzante, che spero che non succeda mai e poi mai, ok? Voi non scrivete niente nei commenti, mi raccomando. Anche perché se scrivete qualcosa poi dopo io mi cringio. E se mi cringio poi dopo potrei urlare in altre lingue. E mi piace urlare in altre lingue perché praticamente io imparo altre lingue, giustamente. Fai bene a prendere il ferro perché a noi ci servirà, caro mio amico stupido che va a caso in giro e non dovrebbe, ovviamente. Adesso prendiamo il nostro bellissimo crafting tableone. Ciao, tu sei qua per fare un caffè con noi, a prendere un caffè oppure a darci fastidio? No, perché non ho capito, cioè, cos'è che stai facendo esattamente? Vabbè, vieni, forza Brida, andiamocene via, che qua c'è uno stalker evidentemente, cioè ci stava guardando le palle, non si sa perché. Vieni, forza, andiamo. Andiamo a trovare altre cose, perché magari, insomma, persone che guardano comunque le palle da baseball delle altre persone, comunque non è normale, cioè nel senso, di solito non succede nella società di oggi. Poi magari chi lo sa, cioè magari ci sono anche... Vabbè, mi dissocio totalmente, andiamo avanti, se no, anche perché qua sto diventando rosso come un pomodoro. Proprio come questo fiore rosso, 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 ciao lama, oh lama mio, questo è il mio fratello. Che cagata, scusate per il cringe, scusatemi tanto, è che mi sono ancora più cringiato per diventare ancora più rosso, perché voglio assumere il rosso di questa mela, la mela proibita da me. Perché sto dicendo un sacco di cavolate, raga? Cioè, non è normale, cioè, mi sa che io devo muovermi a registrare più video, sennò qua perdo le staffe se non registro i video lunghi. Mi spiegate perché caspita sta piovendo e non dovrebbe piovere? Potete togliere la pioggia, per favore, che io alla pioggia... Mi dà fastidio, cioè fa schifo la pioggia. Anche perché poi dopo si vede brutto. Allora, Brid, cosa dovremmo fare qua noi in questo vanilla? Grazie per il ferro. Prima di tutto ci dovremmo fare... Mi hai dato un'idea. Sono stato zitto per un secondo, ma perché mi hai dato un'idea. Praticamente, il nostro obiettivo sarà cercare di prendere un diamante. Oppure cercare di prendere una casa, entrambe le cose. Però, chi è adesso? Chi caspita? Ah! Aiuto! No, 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 devo fare la crafting table. Perché sei Alex adesso? Fermo, 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 fermo. Vai a metterti la skin immediatamente. Scappa via, vai a metterti la skin di nuovo. Fai il comando, via, via. Ok.
Perché c'era un Alex che volava nel nostro mondo e che ci stava picchiando? Non ne ho idea, però vabbè, facciamo finta che non è successo niente. Ok, non è successo niente. Cosa vuoi adesso? Perché mi stai picchiando tu? Cosa c'è? Adesso sto facendo queste cose, non rompere le scatole. Ah, c'è del carbone per caso? Cosa c'è voi del cibo? Tieni il cibo. Comunque guarda che io non leggo la chat, te lo sto dicendo. Cioè devo interpretare le tue cose. Vieni a prendere questo carbone, muoviti. Oh schiavo. Sto scherzando, sei un amico. Comunque, io ho paura che comunque... Allora, stai attento al nome, signor Alex. Ok, da ora in poi sarà il signor Alex, evidentemente, perché non ho capito io che caspita c'è. Stiamo scherzando, cioè sei diventato Alex, così da Poppy Playtime ti trasformi in Alex. Ok, va bene. No, 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 raga, dobbiamo andarcene immediatamente prima che questo qua ci faccia fuori. Dobbiamo indentrarci dentro la caverna. Dammi, tizio, immediatamente. Allora, perché tu non mi dai il carbone? Allora, dammi le torce, ok, così, perfetto. Perché io non posso vedere per tutto il tempo buio. Perfetto. Grazie per avermele date all'ultimo. Sei proprio utile, tu. Tieni altre torce, devi tenerle anche tu. Vieni fuori, vieni dentro. Devi seguirmi, ok? Ti ricordo. Adesso... così, ok, andiamo in fondo. E più andiamo in fondo, più abbiamo possibilità di trovare i diamanti. No. Allora, facciamo così. Oh sì, che bello! Cioè, continua la caverna, raga. È stato magico come cosa, anche perché sembrava quasi un... No, vabbè, tu sei deficiente, scusami, ma... Cioè, ma sei normale, ma ti metti davanti a me quando io picchio gli scheletri? Cioè, guarda, te lo meriti se ti sei preso una spada nel sedere. Che è ovviamente una spada di ferro, non pensi a male, per favore. E il signor... Ah! No, 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 faccio un pe... No, 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 però non è... Allora, scusami da tanto, non è giusto che tu non... Vai in survival immediatamente, non è giusto che tu non prendi danni, perché io non mi posso difendere. Vai in survival. Ok, perché non è giusto. Oh, guarda tu, adesso andiamo sotto, perché sennò non c'è... Oh, cavolo, stavo per dire cavolo, perfetto. Allora, posso prendere danno? Cioè, adesso no. Tu puoi prendere danno adesso, perché non è giusto. Io prendo danno, ti volevo buttare, e invece no, non ti ho potuto buttare. Allora, che caspita di scontro alla pari? Non è una scontro alla pari, assolutamente. Non va bene. Anche per... Ragazzi, scrivetemi se anche voi la pensate come me, se questo amico è un barone oppure no. Scrivete sì, amico barone, nei commenti, se è così. Perché io veramente, se è così, io lo banno. Lo banno dappertutto, veramente. Comunque, con questi amici baroni, vi preannunciamo che stiamo costruendo cose magiche, per voi. Scurreggini! No, scherzo, siete bellissimi. Ovviamente ve lo dico in modo affettuoso, scurreggini. Vi voglio bene, per questo che vi chiamo così. Non chiamo le persone sconosciute scurreggini, per esempio, anche perché se vado tipo dalla commessa a dire scurreggini, penso che la commessa potrebbe denunciarmi. Oppure non lo so, potrebbe comunque sicuramente girarsi di scatole. Chi è stato? Via, tu schifoso. Guarda che io combatto in modo valoroso contro gli scheletri e difendo i miei amici nel migliore dei modi. Anche perché sono io l'unico che può picchiarli. Sto scherzando, mi dissocio, chiaramente sto scherzando. Cosa, perché mi stai picchiando i piedi tu invece? Hai ragione, amico mio stupido, ti ringrazio. In fondo non sei così tanto stupido. Hai dimostrato di essere un valoroso occhio. Comunque te lo sto dicendo, è ancora questo poco tempo per poter vincere. Anche se in realtà no, no, non puoi. Allora, se vinci ora però mi incazzo. No, abbiamo vinto, ormai è troppo tardi. Ormai ho preso il diamante, fotti. No. Mi spiace tanto, Brida, che sei un pochino... Ma com'è fatto a cadere, scusami? Cioè, intanto non ci sarà mica scritto che ti ho buttato io, spero. Anche perché... Via! Ah! Ok, io credo che comunque tutti quanti siano stati scarsissimi. Che pozioni erano queste? Pozione di healing e pozione di invisibilità. Io veramente non ho parole, comunque, ragazzi. E niente, vi voglio bene, amici che ci state guardando. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Sappiate che arriva una nuova serie e ci vediamo al prossimo video. Ho sentito un rumore in casa mia che non vi dico, guardate, non vi dico. È stato un casino. Ciao!